Quelli che avete visto sono tutti piatti che ho cucinato con il mio nuovo elettrodomestico. Un elettrodomestico che ho aspettato parecchio a comprare, credevo che friggere ad aria fosse una stupidata. E invece questa friggitrice ad aria è riuscita a farmi dire non un semplice garagulp, ma un grosso garagulp. Vediamolo assieme cominciando dalle caratteristiche principali. È il modello T21 della Proscenic. Ha una potenza di 1700 watt, la capacità è di 5,5 litri. Il peso è di 7,39 kg. Vedremo poi le dimensioni. Nella confezione troviamo ovviamente la friggitrice elettrica, cestello e cassetto contenitore, manuale di istruzioni anche in un buon italiano, guida rapida per la configurazione dell'app, poi vedremo assieme come fare, ricettario, questo è in lingua inglese. Passiamo alle caratteristiche costruttive. Cominciamo dalle dimensioni: 28 cm circa per 29 cm circa senza considerare il manico. Con il manico siamo a circa 35 cm più o meno. L'altezza è di 32,5 cm circa. La struttura della friggitrice è di plastica e acciaio. Il cestello e il contenitore sono di acciaio con rivestimento antiaderente. Il cavo di alimentazione è lungo circa un metro. La spina è di tipo sciuco. Sul retro è presente una griglia di sfiato per il vapore che non dobbiamo coprire. Davanti troviamo il cestello con il suo contenitore estraibile. Possiamo sfilare il cestello dal contenitore premendo il pulsante. Sopra troviamo il display touch con i vari pulsanti. Come si utilizza una friggitrice ad aria? L'utilizzo di una friggitrice ad aria è molto semplice. Anzitutto accendiamola, pulsante blu. Prima di inserire l'alimento nel cestello, preriscaldiamola, preheat. Pigiamo poi play per avviare. La friggitrice funzionerà per 5 minuti e raggiungerà una temperatura di 188 gradi centigradi. Abbiamo sostanzialmente due modi per friggere senza olio. Per prima cosa asciughiamo bene l'alimento, come ho fatto con questi anelli di calamaro. Recuperiamo un sacchetto per surgelati e inseriamo l'alimento. Facciamo in modo che rimanga un po' d'aria nel sacchetto e scuotiamo. Alcuni alimenti richiedono l'aggiunta di un po' di farina, come ho fatto con gli anelli di calamaro e con le zucchine. Ancora un po' di aria nel sacchetto e scuotiamo bene. Alcuni alimenti, pensiamo ad esempio alle sardine che sono abbastanza delicate, non possiamo metterli nel sacchetto e scuoterli. Disponiamoli direttamente nel cestello e spruzziamogli sopra un po' di olio spray. Altri alimenti non richiedono né olio né farina, come ad esempio la valdostana preconfezionata, le patatine fritte surgelate o il salmone, che è un pesce grasso. Li possiamo mettere direttamente nel cestello. È importante non sovrapporre gli alimenti, dobbiamo allinearli. Così la cottura sarà uniforme e avremo l'effetto frittura. Possiamo impostare manualmente temperatura e tempo di cottura, oppure utilizzare una delle modalità programmate. Selezionando patatine fritte, ad esempio, viene impostata in automatico una temperatura di 204 gradi centigradi e un tempo di cottura di 18 minuti. Troviamo inoltre il programma automatico per cucinare gamberetti, pizza, pollo, pesce, carne, torte e bacon. Personalmente preferisco impostare manualmente temperatura e tempo di cottura in base alla ricetta che solitamente trovo online. Possiamo aumentare e diminuire la temperatura,
quella massima è di 204 gradi centigradi, la minima è di 77 gradi centigradi. Il tempo di cottura è regolabile tramite questi altri due pulsanti. Una volta aver scelto il programma automatico o aver impostato manualmente temperatura e tempo di cottura, premiamo play per avviare la friggitrice. Ultimata la cottura, premendo Keep Warm, play, la macchina terrà il caldo l'alimento ad una temperatura di 77 gradi centigradi per 5 minuti. Se invece vogliamo impostare l'avvio ritardato della friggitrice, premiamo il pulsante con l'icona a forma di sveglia. Impostiamo tra quanti minuti deve partire la cottura, poniamo 25 minuti e pigiamo play. L'interfaccia nel complesso è semplice e comprensibile. I pulsanti sono molto reattivi e funzionali. A metà cottura, quando vogliamo, possiamo estrarre il cestello per girare o scuotere gli ingredienti. La friggitrice, come avete visto, si è spenta in automatico. Inserisco nuovamente il cestello e la friggitrice riparte in automatico, mantenendo ovviamente la temperatura che avevamo impostato, riprende la cottura dal minuto in cui si era fermata. Personalmente non ho avvertito l'esigenza di utilizzare l'app, ma è disponibile, vediamone quindi le caratteristiche. Si chiama Proscenic Home, la troviamo nell'App Store. Per prima cosa dobbiamo creare un account. Questi sono i dati che ci vengono richiesti, il paese lo recupera in automatico, ci chiede poi un nome utente, una mail e una password, nulla di complicato quindi. Tap su Aggiungi dispositivo, sezione Intelligente cucina elettrica. Tap su T21 Air Fryer. Premiamo il pulsante blu per accendere la friggitrice. Teniamo premuto il pulsante di accensione per 5 secondi finché non sentiamo il beep. L'indicatore della connessione Wi-Fi si accende e inizia a lampeggiare. Scegliamo la connessione Wi-Fi a cui vogliamo connettere la friggitrice e inseriamo la password. Passaggio successivo. Tap su Vai a connettersi e ci troviamo nella sezione Wi-Fi delle impostazioni dello smartphone. Tap su Proscenic per connetterci. Torniamo all'app. Attendiamo che il dispositivo venga connesso in rete. Ok, la connessione è avvenuta con successo, inizia l'uso. L'app è molto intuitiva e ci permette in teoria di usare la friggitrice anche se siamo fuori casa. Troviamo il pulsante di accensione e spegnimento. Nel menu in basso sono riportate le modalità di utilizzo. Riscaldamento serve per cucinare. Possiamo selezionare un piatto, così tempo di cottura e temperatura vengono impostati in automatico. Oppure possiamo impostare manualmente tempo di cottura e temperatura. Premendo su play, avviamo la cottura. Per uscire dalla modalità riscaldamento, pigiamoci sopra. Isolamento serve per mantenere caldo un alimento. Possiamo impostare per quanto tempo deve rimanere attiva questa modalità. Poniamo 10 minuti. Una volta selezionato, premiamo play e la friggitrice manterrà costantemente una temperatura di 77 gradi centigradi. Appuntamento permette di impostare tra quanto tempo deve avviarsi la friggitrice.
Ipotizziamo di voler cucinare del pollo. Selezioniamo la modalità pollo oppure impostiamo manualmente il tempo e la temperatura di cottura. Possiamo impostare un avvio ritardato, ad esempio di 30 minuti. Conferma. Play. Quindi tra 30 minuti la friggitrice si attiverà e cuocerà il pollo per i 20 minuti del programma automatico. Troviamo infine un ricettario. Possiamo quindi visualizzare alcune ricette. Pigiando su Inizia a cucinare, veniamo indirizzati alla funzione riscaldamento, tempo e temperatura di cottura vengono impostati in automatico. Pigiando su Prendi un appuntamento, veniamo rimandati alla funzione appuntamento, ossia possiamo impostare tra quanto tempo la friggitrice ad aria deve attivarsi e iniziare a cucinare. Il miglior test che potessi fare con questa macchina era utilizzarla per cucinare il maggior numero di ricette possibili. Come avete visto nella intro, ho cucinato diversi piatti. Malgrado fossi un neofita, erano tutti appetitosi, ma lascio giudicare a voi. Sono riuscito a non bruciare nulla e a ottenere l'effetto frittura. Le mazzancolle sono state il primo piatto che ho cucinato. L'aspetto è molto gradevole e la carne morbida. Il pollo è risultato morbido e succoso, la carne non è seccata. Anche il salmone mi ha soddisfatto. Forse un po' troppo cotto, avrei preferito una cottura media, attenzione quindi ai tempi. Le patatine fritte erano squisite, molto leggere e ben cotte. La valdostana e le capesante preconfezionate è bastato toglierle dalla confezione e metterle nel cestello. Le sardine sono risultate come cotte al forno, molto gustose e leggere. Gli anelli di calamaro erano bellini, ma sono sicuro che posso fare di meglio. La doratura non mi sembra granché, devo dire che è uscita un po' smorta. È migliorabile credo la pastella, devo aver sbagliato qualcosa, quindi niente, per i calamari fritti ci aggiorniamo. Buoni, ma quelli fritti hanno un altro sapore e certamente un ben più alto contenuto di grassi e colesterolo. Ho provato infine ad utilizzarla come piccolo fornetto per cucinare due brioche congelate appena tolte dal freezer. Soffice all'interno, doratura croccante, cottura uniforme e nemmeno una bruciatura. Possiamo anche utilizzarla per cucinare torte o quiche. Per queste preparazioni possiamo ricorrere ad una tortiera o ad una pirofila. Per quanto riguarda la pulizia, va detto anzitutto che il cestello occupa tutto il vano di cottura, quindi gli eventuali schizzi non hanno modo di sporcare i lati. Inoltre il cestello è abbastanza alto e dopo 3 settimane di utilizzo devo dire che la parte superiore è rimasta pulita. Per pulire la parte interna utilizziamo un panno umido o una spugnetta da cucina. Possiamo estrarre il cestello dal cassetto contenitore premendo il pulsante. Possiamo così lavare separatamente i due componenti. Vediamo come lavare il cestello. Un po' di detersivo. Va bene, il detersivo per piatti. Il lavaggio non è complicato, non usiamo la parte abrasiva della spugna ovviamente, quindi usiamo il lato giallo. Va detto che essendo antiaderente la superficie, lo sporco non fa molta presa, quindi viene via in fretta. Laviamo anche la base. Ok, basta poco per togliere lo sporco, veramente poco. A questo punto possiamo risciacquare. Ok,
Non ho potuto provare a lavarlo in lavastoviglie perché non ne possiedo una. Se qualcuno ha la possibilità di farci sapere come si comporta con un commento qui sotto, ci sarà di grande aiuto. In conclusione, questa friggitrice ad aria si è dimostrata un ottimo sostituto di quella tradizionale. L'utilizzo è semplice, anche perché poco tecnologico. Il display è luminoso e i pulsanti reagiscono bene alla pressione. Dispone anche di app che ci permette di controllarla da remoto. La preparazione degli alimenti è semplice e veloce. Consente di cucinare piatti gustosi e salutari. A differenza della friggitrice ad olio, possiamo lavarla con facilità. Non lascia cattivi odori nell'aria. Realizzerò un video con le migliori ricette che riuscirò a trovare. Se ti interessa, iscriviti al canale. Mi è piaciuta talmente tanto che ho deciso di collocarla al posto del televisore.